Ciao ragazzi, eccomi qua per fare la rubrica dei 5 minuti con... Ragazzi, parliamo di The Division. Eccolo qua, Tom Clank's The Division. Allora, che dire di sto gioco? Allora, bello, strutturato bene, le ambientazioni bellissime, New York dettagliatissima, perché è uguale, spettacolare, cioè veramente, nevica sempre, poi il pupazzetto si sta fermo, si riempie di neve, le armi ce ne sono tantissime, vestiti tantissimi, le missioni sono toste. Noi, io e mia sorellina e altri ragazzi, che sono con me, abbiamo formato il gruppo, l'abbiamo finito, tra virgolette, finito in che modo? Adesso lo spiego, se no qua poi vengo. Allora, finito, tutti i collezionabili, tutte le missioni principali, tutti gli eventi, tutto quello che poteva essere del gioco. Adesso stiamo giocando nella zona nera. Oggi c'è un corposo aggiornamento, perché diciamoci la verità, bello quanto volete ragazzi, però era un po' pieno di bug. Io mi sono buggato dentro la cassetta per prendere le munizioni, mi sono buggato dietro una Claire, ogni tanto saltavo da solo, era un po' pieno di bug. Speriamo che con questo aggiornamento o con altri aggiornamenti futuri tutto ciò si risolva. Perché dicono che comunque vogliano mettere più cose da prendere nella zona nera. Perché è tosta prendere le cose gialle, ragazzi, eh? Io, a parte il viola, non ho visto niente di giallo, sono al 33esimo livello, 32esimo. Mia sorellina, che è più alta, 36esimo se non sbaglio, non ho visto niente di giallo neanche lei. Perciò speriamo che questa cosa qua la aggiustino un attimino. Poi che aggiungano delle missioni, che ci facciano fare più cose, che forse il gruppo sia fatto da 8, non da 4, perché voi se andate nella zona nera e andate a distrarre, purtroppo trovate gli stronzoni, perché sono stronzoni, che sono lì pronti ad aspettarvi in 8, vi massacrano e portano via tutto. E tu perdi poi il livello. Boh. Poi magari sei al 36esimo e ti togli tutto il livello. Questa cosa come sembra assurda. E non la concepisco neanche. Spero che lo mettano a posto. Comunque, aspetti positivi, bellissimo, giocabilità bella, il pupazzetto fatto bene, personalizzabile, giocarlo insieme bello. Noi l'abbiamo trovato molto bello. Io sono adesso sono in chat, vedete che sono le cuffie con mia sorellina. Tu vuoi dire qualcosa, so? Ok, lei è d'accordo con me dicendo che c'è, con questo aggiornamento dovrebbero correggere molti bug, molte cose che non vanno bene. Speriamo che lo migliorino, perché è un gioco che promette bene, strutturato bene, fatto bene, ci ha fatto aspettare 2 anni e vogliamo il meglio per questo gioco. Voto positivo. Ecco, dicevo, come dicevo, infatti migliorano anche per dare più roba gialla. E niente ragazzi, giocatelo, che non ce l'ha da prendere assolutissimamente, ma già giocare in coppia, perché se lo giocate da soli, secondo me non è un gioco da soli questo, è un gioco proprio da coppa, se no non ci si diverte ragazzi. Noi ci divertiamo perché poi siamo molto uniti come squadra, cioè se muore uno si viene subito a salvare, cioè le cose si fanno insieme. Bellissimo, la base l'abbiamo fatta tutti al 100%, abbiamo tutto sbloccato, però guadagni lo stesso dei soldi, forse in futuro metteranno degli aggiornamenti in più per le basi e tutto quanto. Comunque, voto positivo. Allora, volevo salutare mia sorellina Flo e mia patata. Poi, volevo salutare mia dolce metà, volevo salutare la Simo, Emma, poi volevo salutare GDX27, un bacione grande. Poi voglio salutare Emu, Emulare che passione, Massimo Murgia, Demo Steva Vicio, Marcus, Miki, Bonuna Channel TV, la Frafri. E poi volevo salutare Otello, che è sempre presente, non manca mai nei video, un mega bacione, abbraccio, Ioris, mio fratellino che mi chiede sempre come sto, come non sto, mio fratellino Roby, la Lena, poi c'è la Samuel e tutti i ragazzi che mi seguono. Ragazzi, io non è che non voglio giocare con voi a PlayStation 4. Allora, la PlayStation 4 è una, ok?
Se voi mi fate 600 richieste per giocare a tutti i giochi del mondo, io ce li ho. Però se sto giocando a un gioco, non posso dividermi in 500 parti. Ok, adesso sto facendo dei live con mia sorella GTA perché mi sono perso tanto di sto gioco, l'ho sottovalutato perché l'ho preso, l'ho lasciato lì e non l'ho mai giocato. Adesso sto recuperando, sto giocando con lei, sono già diventato ricco, ho la mia casa figa, poi ve la farò vedere. E ho la macchina, ho la moto, sono andato in giro a rubarle, logicamente, ce ne sono fatte nostre. E che altro dirvi, ragazzi? Niente, andate all'Unieuro che ci sono delle offerte della Madonna per fare poi delle promozioni dove volete voi, o al GameStop o al MediaWorld. Infatti oggi andrò all'Unieuro a prendermi due Formula 1 per poi fare le promo al MediaWorld. E che altro dirvi, ragazzi? Stasera ci sarà la diretta 9, 9 e mezza, sempre su GTA con mia sorellina. E adesso giocherò a GTA, ma non faccio la diretta. E che altro dirvi? Mi raccomando, ragazzi, non mancate. E poi uscite domani, ragazzi. Escono. Aspettate, vi faccio vedere due giochi: uno per PlayStation 4. Ci ho sbagliato. Il 24 esce Trackmania Turbo sto mese e Repubbliche. Poi basta. Per marzo abbiamo finito. Poi Wii U non esce niente. 3DS esce il Warriors Legend. Basta. E Animal Crossing, quello già fatto, con le carte. Poi per Xbox One esce, beh, Trackmania e basta. Ah, Adrift e The Book of Unwritten. Sì, infatti anch'io c'ho Adrift, ma non so se lo prenderò, non lo so. Adesso punto ad altro. Niente, ragazzi, i prossimi acquisti sto aspettando un pacco da Amazon. Ho preso un gioco scontatissimo, sto aspettando due pacchi, un gioco per DS e un gioco per PlayStation 4. Speriamo che arrivino. E niente, ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione, grazie, la famiglia sta crescendo, grazie a voi per seguirmi, grazie a voi per commentare, per mettere sempre il mi piace, per essere sempre presenti, veramente grazie, grazie, grazie di cuore. Saluto tutti i ragazzi dei gruppi che ci sono di WhatsApp, saluto tutti i ragazzi del Division Big Apple Italia. Andate a scrivere al gruppo, andate a scrivere sulla pagina mia Facebook e sul gruppo di Facebook, mi raccomando. Anche fra poco faremo un contest noi della crew, io, Marcus e Miki, per sorteggiare tre ragazzi di voi che faranno una live con noi. Perciò mi raccomando, dovete essere iscritti ai canali, dovete andare a mettere un mi piace sulla mia pagina Facebook e essere iscritti al mio gruppo. E poi le altre regole le dirà Miki nella prossima live che faremo della crew. Ora vi saluto, vi dico ciao belli, ci vediamo alla prossima. Saluto i ragazzi del GameStop di Novate e del MediaWorld di Novate, mio fratellino Fabietto, Sonia e tutti quanti. Mio nipote Manu, mia suocera che si sta riprendendo bene. Ciao belli, alla prossima. Un bacione.